E ciao a tutti i gamerinici, io sono Nina e benvenuti o bentornati sul mio canale. Scusatemi veramente, lo so ragazzi, lo dico un sacco di volte, però scusatemi veramente se in questi giorni non ho registrato, non ho postato molto né su Instagram né qua su YouTube, però semplicemente perché ero in vacanza e avevo tante cose da fare. E però dai, l'importante è che sono tornata e ho perso alcuni aggiornamenti di Adopt Me, sì, lo so, e mi dispiace veramente un sacco sinceramente averli persi, però vabbè, l'importante, come ho detto, è che sono tornata finalmente. E oggi andremo a vedere il nuovo Lunar New Year, beh, ormai, cioè non è proprio nuovo, è uscito mi pare tipo 3 giorni fa, una roba del genere, il Lunar New Year, questo evento, ok? Del Capodanno. Allora, io non l'ho visto, quindi allora fatemi capire una cosa. Navighiamo là. Adesso io vado dai gift, mi teletrasporto dal gift display e vediamo se lì vicino. Ok. Ah, ok, che sì, beh già, lo vedo. Ok. Scusate. Wow. Che cosa? Ah, oddio, non ci credo. Oh, vi ho fatto vedere l'appartamento perché, vabbè, comunque sto cambiando la mia casa di Adopt Me, però continuiamo. Allora, vediamo tutto con calma. Allora, partiamo dagli accessori, credo. Sì, sono accessori. Allora, abbiamo questo borsellino con dentro le monetine, che è comune, però va bene, che costa 150. Allora, intanto vediamo se c'è qualcos'altro e dopo vediamo se prenderlo. Poi abbiamo questo qua con la monetina della fortuna, che è tipo un collarino con la monetina della fortuna, che costa 600, ma sinceramente un po' tanto, però vabbè. Poi abbiamo le scarpette troppo cute, che sono tipo stra cute, adoro. Poi abbiamo, oh che carino, abbiamo gli orecchini a lanterna, che sono tipo super cute, adoro. Poi abbiamo questo, cos'è? Dumpling Friend Hat. Che mamma mia, 1200, cioè ma raga, ma per questo cosino così tanto? Vabbè, comunque è ultra raro, però è tipo troppo cute, non so manco cos'è, però chiamiamolo palla di pelo, ok? È super cute, adoro. Ok, vediamo qualcos'altro tipo questo. Allora, lanterna lunare, che probabilmente sì, mi sa proprio che è un oggetto da equipaggiare, che costa 1000, no grazie, che costa 1800 bucks. Lucky Coin Flying Disc, questo è un frisbee, diciamo, ecco. Poi questo è il collarino, non il collarino, ma quello là tipo che porti il pet, vabbè, va bene. Poi abbiamo questo palloncino che costa 400, però raga, queste cose costano veramente un sacco, cioè io tipo spendo tutte le mie cose qua. Poi c'è questo che costa 650 Robux, direi proprio che andremo a comprarlo perché è tipo troppo bello. Poi però abbiamo anche questi rabbit, cioè questi coniglietti, che c'è la Mami Rabbit, il Water Rabbit, il Moon Rabbit, e ci sono queste casse che costano 300. Ah, e sì ragazzi, hanno fatto anche un nuovo minigame delle lanterne. Io non so minimamente cos'è, perché ci sono entrata tipo solo ora per vedere questo aggiornamento, però va bene lo stesso. E adesso vediamo come si fanno a guadagnare queste lanterne, cioè va bene. Allora, vediamo un po'. Questo qua, la Mami Rabbit, costa 250 lanterne. Mamma mia.
Poi c'è questo Water Rabbit che costa 475 lanterne. Poi c'è il Moon Rabbit che costa 375 lanterne. E poi c'è questa scatola dei bear che non ho mai visto in vita mia, sinceramente. Abbiamo il Black Moon Bear che hai la possibilità di 60%. Poi abbiamo il Lunar Moon Bear che hai la possibilità di 100, cioè di 100, di 10%. Poi al Water Moon Bear con la percentuale, la possibilità di averlo di 30%, che direi che tipo è impossibile ricevere il Lunar Moon Bear, perché poi io sono tipo sfortunata. Cos'è sta roba? Non so cos'è. Ah, Buy Crash and Murka. Ah, è una macchina che costa 10.500. Anche no. Ok, adesso compriamo questo assolutamente, perché lo voglio assolutamente avere, perché devo avere un ricordo di questo. Devo avere un ricordo di questo capodanno lunare, che è tipo una roba importantissima. Che carino, tipo super duper iper ultra cute. Andiamo a comprare gli oggetti, cioè mi sembra chiaro. Allora, questo lo lasciamo alla fine, anzi lo compriamo subito, lo compriamo subito, spendiamo i soldi, tanto. Questo costa 800, però è tipo super cute. Allora prendiamo questi assolutamente. Poi questi non so se prenderli. Allora raga, io tipo sono fissata con i capodanni cinesi, che mi pare di sì. Allora, sono fissata con questi capodanni qua, questi capodanni lunari, quindi io tipo spenderei tutta la mia vita su queste cose. Infatti le andrò a spendere. Allora, compriamo questo balloon. We are the champion. Allora, io adesso ho comprato alcune cosucciole, che però raga tipo ho già usato un sacco di soldi, mamma mia. E aspettiamo che il coso lì della lanterna, cioè il minigame della lanterna, venga, perché io tipo lo vorrei un sacco, ma dico un sacco, un sacco, ma un sacco vedere, perché non l'ho mai visto. Eccolo qua ragazzi, Lantern Hunt, non so cosa sia, però va bene lo stesso. Stavo leggendo questa scritta, solo che non ci ho capito niente. Allora, Gold Lanterns, quindi le lanterne d'oro, valgono 10. Trovali prima che qualcun altro lo possa trovare. Poi le lanterne dorate non vengono spawnate per un server con meno di 3 persone. Allora, al doppio. Oh, ho trovato una lanterna. Un'altra lanterna. Wow, ho trovato una lanterna dorata. Anche qua. Un'altra lanterna dorata. Un'altra lanterna dorata. Prendiamo questa lanterna dorata. Poi non ho capito cosa deve fare con queste lanterne dorate, però lo scopriremo. No, cioè tipo è logico, perché non ho letto niente ovviamente. E ok ragazzi, ho avuto 160 lanterne, vabbè, ci arrangiamo. Allora ragazzi, ho deciso, cioè ci mette veramente un sacco di tempo per fare un nuovo minigame, quindi mi comprerò un po' di lanterne. Allora, io direi di comprarmi 2x300, mi comprerò questo. Ok, ne comprerò un'altra. Ok, adesso 760 lanterne. Allora, mi compro una Moon Bear Box. Vediamo cosa ricevo. Allora mi metto nell'acqua, che così magari porta fortuna, e lo metto dentro l'acqua e scommettiamo che mi esce una cosa bruttissima. Cosa sta succedendo ragazzi? Cosa sta succedendo? Cioè tipo sto... Cosa? No. Cosa?
Raga, raga, io ho ricevuto il ho ricevuto l'orso più raro che c'è. Ho ricevuto l'orso più raro che... La tecnica dell'acqua ha funzionato a quanto pare. Cioè, io non ci credo, cioè io veramente ho avuto così al primo tentativo un leggendario. Cioè, io tipo svengo. Ma io svengo proprio, svengo. Cioè, io non ci credo che veramente ho... What? Scusate, tipo sto impazzendo, però io credo che riusciate a capire la mia felicità. No, stanno rubando le lanterne, cattivi, siete molto cattivi, mi avete rubato le lanterne dorate. Vabbè, non importa, sono proprio molte. Beh, ok ragazzi, 139, ok, 100, basta che stai, ok, 139 lanterne, nice. Allora, l'unica stanza, ci trasportiamo di nuovo. Adesso ne abbiamo 599 esatti. Vorrei averne 600 esatti. Però vabbè, la stessa cosa, no? Allora, la Mami Rabbit costa 250 lanterne. Questo Water Rabbit costa 475. Questo invece 375. Allora io non so quale prendere. Però tipo, raga, questo è troppo carino. È la roba più bella del mondo, io compro questo perché è troppo carino. No, cioè è troppo cute, cioè non mi potete dire che è brutto, cioè è troppo bello. Bello. Mi piace troppo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Ho ricevuto un Winged Tiger, un Lunar Moon Bear e un Moon Rabbit. E volevo dirvi che uno dei prossimi video farmerò per questo nuovo aggiornamento, perché insomma finirà fra 3 giorni, diciamo, ecco. Quindi farmerò un po', mi comprerò alcune cose. Se riesco mi farmerò anche un po' di bucks, perché li ho sprecati. Anzi, li ho usati perché sono molto belle le cose che ho comprato. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, cliccate un pollice in su, iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!